pesce. E servirà quella piantina. Certo che no, come fai? Senza fagioli? Poi quando arriva in fondo la collega le dirà... Dove mandare il fagiolo? Andiamola di conto perché... Questa a me, stabile. Sì. Intanto si dà una spintina con la mano, quando vede che è partito tutte e due le mani sulla parte così, sì. Altrimenti è giù. Più, il più sdraiato possibile, non appoggi la testa a terra, sono la vittima. Pronti? Posso andare? Sì. The Florence experiment is basically two experiments that we do in order to look at the possibility if plants can respond to human emotions. And I don't think this has ever been done before, at least not on this scale and with this kind of experiment. So it's both, you know, scientifically correct and artistically challenging. And I want these two units to be there present next to each other. Many of my works are what I call double clubs, because we also have been doing nightclubs and, you know, other works that are composed out of two or more different entities that are present at the same time in the same space, but they're not necessarily making one. There's no fusion really, and the same is also true here in some way. There's a scientific part and there's an artistic part, but it's not that the two form one unity. They're standing next to each other with the same amount of, how can I say, presence. Ma in realtà è dolcissimo. È romano. È abbastanza romano. Bene, allora lei mi può riempire gentilmente un questionarietto? Certo. Così... I visitatori, che sono anche soggetti di questo esperimento, prendono la pianta, la portano giù nei laboratori della strozzina, dove dei ricercatori analizzano innanzitutto la fotosintesi, che è un po', diciamo, il motore, il battito cardiaco delle piante, e poi ne analizzano anche la produzione di molecole volatili messaggere, cioè dei messaggi che hanno prodotto le piante. C'è una seconda parte che invece riguarda due cinema che stanno sempre nella strozzina, quindi nelle ex cantine di Palazzo Strozzi. In questi due cinema, uno è chiamato il cinema della gioia e uno è chiamato il cinema della paura, perché vengono proiettati spezzoni di film molto diversi, uno comici e uno horror. E l'atmosfera prodotta dai visitatori che assistono a questi film viene raccolta e mandata poi attraverso una serie di tubature sulla facciata di Palazzo Strozzi, dove dovrebbero influenzare la crescita di alcune piante di glicine. Fine scientifico dell'esperimento è quello di valutare gli effetti che le persone hanno sulle piante, mentre gli effetti che le piante hanno sulle persone sono ben noti. Il fine artistico, però, è molto probabilmente
molto più importante, perché è quello di aumentare nelle persone la consapevolezza che noi dipendiamo dalle piante. The Florence Experiment è una mostra, esperimento, che vuole rinsaldare un binomio di consolidata tradizione fiorentina, ovvero quello di arte e scienza. Arte e scienza hanno viaggiato a lungo insieme, basta pensare a cos'era la Firenze del 400, di Brunelleschi, di Leon Battista Alberdi e in particolare di Leonardo da Vinci, e quanto appunto l'arte e la scienza fossero indivisibili.